Siena, buongiorno Radio Siena TV, sono le 8 in punto, ben ritrovati in questo mercoledì 27 di novembre e siamo pronti a cominciare con la nostra trasmissione quotidiana di approfondimento e analisi di quello che succede in città, tante notizie, prima però di andare a vedere le pagine dei giornali andiamo a fare un salto al Meteolam per capire cosa succederà nei prossimi giorni e soprattutto oggi, perché oggi è stata emessa un'altra allerta meteo regionale e insomma qui non abbiamo tregua, quindi vediamo il servizio e quello che è andato in onda ieri sera nel TG di Siena TV. Una buona serata a tutti, quella che vedete alle mie spalle è la carta della pressione al suolo prevista per la giornata di domani. Possiamo osservare una profonda depressione centrata sulle isole britanniche che estende la sua influenza anche al Mediterraneo centrale. Vedete, abbiamo indicato il transito di una perturbazione sul centro nord Italia proprio per la giornata di domani. Andiamo a vedere quindi la previsione per la giornata di domani. Mattinata cielo in prevalenza nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone di nord-ovest dove sono previste le prime precipitazioni. Nel corso del pomeriggio le piogge tenderanno a estendersi al resto della regione, c'è previsto proprio il transito della perturbazione associato anche a qualche temporale. I venti soffieranno inizialmente da sud, saranno anche forti sul litorale, poi tenderanno a ruotare a sud-ovest, libeccio nel corso del pomeriggio. I mari saranno mossi, molto mossi e anche agitati in serata. Temperature in aumento le minime e le massime invece in lieve calo. Per la giornata di giovedì infine avremo una nuvolosità irregolare, variabile, con qualche pioggia sparsa sulle zone settentrionali in particolare e schiarite invece sulle zone costiere. Nel pomeriggio non cambia molto, ancora piogge sparse al nord, qualche piovasco anche fra le province di Siena e Grosseto. Temperature senza variazioni di rilievo. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione e una buona serata. Eccoci qua, siamo rientrati, questo era il meteo, insomma un po' di acqua che ci aspetta soprattutto oggi pomeriggio, vediamo che succede e andiamo a dare uno sguardo alle pagine dei giornali nazionali, cominciando da quello che sta accadendo in Albania, che insomma è un po' la notizia che ci riguarda da vicino, non solo per contiguità geografica e insomma questa forte scossa di terremoto che c'è stata nella notte tra ieri e l'altro ieri e decine le vittime, pare per adesso 25, ma devono i numeri insomma devono ancora essere confermati. Il centro è Durazzo e appunto la Toscana ha mandato tante persone in soccorso, soccorritori a scavare, come al solito la Toscana si mobilita per mandare gli aiuti dove ce n'è bisogno. Questa è la notizia che arriva dall'Albania. Intanto diamo il benvenuto, che mi ha raggiunto qui. Buongiorno. Eccoci qua, buongiorno, diamo il benvenuto a Susanna Guarino. Buongiorno, no, mi avevi perso. Ma io sono fiduciosa, io sono sempre fiduciosa che voi arriviate, è solo questione di momenti. Sì. E vabbè, ci siamo. Buongiorno. È brutta questa cosa del terremoto, far ricordare queste cose, quello che abbiamo patito in Italia, chissà se l'Albania ha un modo diverso di gestire l'emergenza, me lo auguro per loro. L'Albania è un paese che è cambiato tantissimo. Prima c'erano gli albanesi che venivano in Italia, adesso ci sono tantissimi italiani che vanno in Albania. Investire. Perché è un paese molto... Chi sta bene, e sono sempre di più quelli che stanno bene, molti con i soldi italiani addirittura, gli piace vestirsi bene, gli piace andare a cena fuori. È un paese che sta crescendo, sì. Quindi ha un momento di grande vigore economico, quindi ci sono stati tanti di italiani che sono andati ad investire in Albania, che vanno a fare poi i ferie, che vanno. Sì, tra l'altro insomma tutti dicono che il mare non ha niente da invidiare a quello della Grecia. Il mare è bellissimo e questo lo so. E quindi questo terremoto potrebbe riportare un po' indietro il paese che invece era in via di sviluppo. Io faccio sempre il tifo per paesi che crescono. Assolutamente. Non è detto così, cioè chi rideva per i terremoti. No, vabbè, ma questo quindi... io non ne voglio nemmeno parlare di queste cose, perché proprio poi di mattina così mi viene subito quindi, no, la mala giornata. Si sa che
e ci sono, per avere un nuovo vigore economico, un vigore, una ripresa. La grande Italia è stata negli anni 50, negli anni 60, quando si usciva da una catastrofe. Certo, c'è la ricostruzione. C'è la ricostruzione, c'è l'edilizia che va alla grande, le infrastrutture. Sono quelli i momenti in cui i paesi riprendono dopo le grandi tragedie. Per questo c'è chi nelle grandi tragedie vede anche l'affare. Beh, certo. Io vorrei che invece si andasse verso un benessere più stratificato. Più, sì, soprattutto però, perché continuo e non dovuto a dolori precedenti. I lavori e la ripresa ci sarebbe bisogno in Italia anche senza le tragedie, ce lo dimostra quello che sta succedendo sul fronte infrastrutturale, esatto, perché ad esempio oggi la Repubblica, vediamo se recupero la prima pagina, torna sulla questione dei viadotti, delle autostrade, ecco qua, quei 20 ponti che fanno paura, perché insomma la Procura di Genova ha detto di nuovo al concessionario di autostrade che gli chiude tutti i viadotti se loro non fanno la manutenzione, proprio perché insomma noi, nonostante le tragedie, come dici tu, le abbiamo attraversate e sono anche recenti nel nostro passato, ce le ricordiamo bene, però non facciamo mai niente per poi andare a prevenirle, cioè piangiamo qualche giorno e poi si ricomincia da capo. Il fronte infrastrutturale, come ha detto in questi giorni anche il capo di Confindustria, potrebbe essere proprio uno di quelli che sblocca gli investimenti, crea lavoro, fa ripartire il paese e magari va anche a mettere delle pezze su delle situazioni pericolose. Qualcuno ci deve mettere soldi? Sì. Abbiamo chi può investire? Beh, lui dice che ci sono anche dei fondi già stanziati da sbloccare. Sì, questi fondi, i fondi i concessionari sono, comunque devono fare devono la manutenzione fare, perché devono rientra nel loro contratto. Quello è una cosa che devono fare, e ci si trova davanti a concessionari che non lo fanno e non hanno nemmeno soldi per farlo, secondo me. I fondi che ci sono purtroppo vengono trattati all'italiana, arrivano in ritardo, si lamentano pagamenti parziali, come quando c'è da costruire una strada, cioè guardiamo anche le strade più vicine a noi, ma se certo. Roseto, che dove le ditte hanno fallito uno dietro l'altro prima di riuscire a fare qualche chilometro della Siena Grosseto, quella chissà se la vedremo mai terminata, forse i nostri nipoti. Speranza io ce l'ho, ce l'hai? L'ho vista metro perché, sì. Io essendo a Grosseto per diversi anni ho controllato metro per metro l'avanzamento dei lavori, e devo dire che c'è il lotto senese che è da disperazione, sarebbe più facile, ma è da disperazione. Niente, per ora se comincia a parlare anche di infrastrutture via, anche la mattinata è finita qui, ci fermiamo un attimo e torniamo per parlare poi degli affari di casa nostra. Buongiorno, sera, ancora in diretta, ancora con Susanna Guarino. Stavamo chiacchierando così fuori onda, leggendo i giornali, fra un po' che rientravamo senza nemmeno accorgercene, ma d'altronde uno è così qui. Non ti sei nemmeno messa le cuffie questa mattina, ecco qua. Ah, adesso siamo pronte per cominciare e vorrei riprendere un tema che abbiamo lanciato ieri su questa idea che non si capisce se è un'idea, una follia, una cosa che abbiamo interpretato male, di questa apertura del pronto soccorso al Santa Maria della Scala. Per fare il riassunto per i nostri ascoltatori, ieri dicevamo che nel piano triennale dei lavori pubblici che parte nel 2020 c'è una riga che dice pronto soccorso al Santa Maria della Scala, c'è uno stanziamento da 300.000 euro, e però non si capisce bene che cosa ne sarà. Tanto che domani in consiglio comunale c'è anche un'interrogazione di Persiena, proprio, che dice scusate, cerchiamo di capire un po' meglio. Noi abbiamo provato a chiederlo all'assessore della sanità Francesca Polloni e vediamo cosa ci ha risposto.
Realizzare un pronto soccorso al Santa Maria della Scala sembra un lungo salto nel passato e invece potrebbe essere uno sguardo al prossimo futuro. Nato oltre 1000 anni fa, il Santa Maria della Scala era tra gli ospedali più antichi d'Europa, posto sulla via Francigena, accoglieva i pellegrini e assisteva i bambini abbandonati. È stato un ospedale vero e proprio fino agli anni 80 del Novecento, pur mantenendo alcune funzioni fino a metà degli anni 90. Da quel momento fu oggetto di una rilettura in chiave prettamente culturale. Oggi è un polo museale a tutti gli effetti, custode dell'arte e della storia senese, tra i luoghi simbolo della città, spesso e volentieri al centro di dibattiti in merito al suo utilizzo. A quanto pare non è da escludere una nuova e futura polifunzionalità che unisca il passato e il presente e che faccia rivivere le sue antiche origini. Ad accendere una possibilità è il triennale dei lavori pubblici 2020-2022, nel quale si legge lavori di realizzazione del nuovo pronto soccorso in alcuni locali del complesso museale del Santa Maria della Scala, un intervento per cui è prevista una spesa di 300.000 euro e che non sembra così tanto lontana nel tempo. Non si conoscono ancora le modalità e i dettagli del progetto, ma è chiaro che l'idea sia quella di dotare il centro storico di un'unità operativa. Probabilmente si potrà sapere qualcosa in più giovedì prossimo 28 novembre durante il Consiglio Comunale, dal momento che è prevista un'interrogazione in merito portata dal gruppo consiliare per Siena. Nel frattempo l'assessore alla sanità Francesca Apolloni ha anticipato quella che sarà la sua risposta all'interrogazione. Mi obblighi ad anticipare una risposta che darò in consiglio comunale. Il termine pronto soccorso, e qui mi fermerò con la mia risposta, non è il termine tecnico esatto e giusto per spiegare quello che è nelle intenzioni, o meglio nella valutazione di questa amministrazione. Però è il termine usato nel piano triennale. Sì, è vero, diciamo che l'ufficio per sua semplicità ha usato questo termine, che indubbiamente ha indotto e può indurre in confusione. Siamo in confusione. Un po' colpa nostra che fraintendiamo le cose, un po' di uffici che le scrivono male, fatto sta che allora, siamo in confusione. Io penso che al posto di pronto vada messa la parola primo. Primo. E cioè si tratta da quello che ho intuito, ma si va qui a intuizione. A intuizione. E sapendo un precedente che adesso ti spiego. Penso che, vista l'alta concentrazione di turisti in quella zona, possa essere stata pensata l'opportunità di realizzare una piccola postazione medica per arrivare su un'eventuale criticità dovuta a un malessere, una sbucciatura di un ginocchio, una storta, esatto, ecco, queste cose qui che avviene, diciamo, quasi un'assistenza al turista, che poi da primo soccorso sia diventato pronto soccorso, qualcuno non ha capito resto, bene. Resto così. Dico, c'è un precedente perché anni fa si era parlato proprio al Santa Maria, nei tantissimi locali del Santa Maria, della possibilità di un piccolo presidio dei vigili del fuoco per piccoli interventi, casomai quelli più urgenti del centro storico, durante soltanto l'orario del giorno, certo. Non durante la notte, in modo da poter essere più presenti sul territorio. Centro. Ricordiamo che prima era tutto sul territorio e il centro storico era ben presidiato. Certo. Adesso sul territorio abbiamo la questura e abbiamo la caserma dei carabinieri di Piazza San Francesco, dove comunque i militari sono rimasti pochissimi. Poi abbiamo tutto quanto fuori dalle mura. Possono effettuare questo primo soccorso, forse la Misericordia, che è l'unica che è sul territorio, essendo San Martino. Però non, a molti ambulatori anche lì non ci sono, non c'è il medico fisso in Misericordia. Quindi potrebbe essere questa la risposta che darà l'assessore. Non vedrei una cosa scioccante, non buona, ecco. Cioè, sarebbe una bella idea, però non chiamiamola pronto soccorso. No, non chiamiamola pronto soccorso, dopodiché, se mi posso permettere, sarebbe tutto più normale se le comunicazioni avvenissero
quando è il momento, nei tempi e nei modi, cioè questo fatto che non si sa mai niente, non si, i documenti escono prima all'albo pretorio prima di essere presentati, non c'è un confronto reale né in consiglio comunale né nel dibattito cittadino, cioè, e quindi le cose arrivano, volano così, uno prende una parola, uno ne prende un'altra, si mettono insieme, poi si sbaglia, poi... Insomma, è vero, mi sembra, però ricordiamo che abbiamo un governo della città praticamente... totalitario, nel senso che in consiglio comunale abbiamo una opposizione veramente ridotta all'omicino. Se in casa mia io sono da sola, mi gestisco casa mia un po', ma che tu la gestisca non c'è dubbio, ma che tu lo dica alla cittadinanza, no, sarebbe cosa, esatto, buona, giusta, perché non è che è casa tua. No, no, ma appunto, però è questo è l'errore che viene fatto, di gestire una cosa sapendo che tanto poi non è, cioè, me la devo gestire da sola e da sola me la faccio. Questo è l'errore che viene fatto. Una maggiore spiegazione per quanto riguarda la cittadinanza, che è l'espressione, cioè chi esprime quelle persone, certo, che ci governano, è buona e giusta. Io guardo sempre tutte le sfaccettature e dico, noi giornalisti ormai siamo attenti, l'albo pretorio è il nostro, cosa, che sei... è il segno della croce della mattina, sì, no? E poi il caffè. Quindi siamo diventati un po' fissati, prima non lo guardava nessuno l'albo pretorio. No, l'albo pretorio va. Io mi ricordo che c'era chi lo guardava, c'era Sergio Profeti che andava tutte le mattine al tabellone e si scriveva quello che c'era nell'albo pretorio. Ora l'albo pretorio ce l'hai in casa, io ce l'ho nella home del telefonino, certo, la mattina albo pretorio. E quindi spulciamo ogni cosa e poi cerchiamo su quello di costruire una notizia. Quindi questo è un po', e dall'altra parte non c'è la risposta pronta, perché ci sono anche dei tempi, dice Francesca Polloni, io vi anticipo quello che devo dire in consiglio comunale, però il cammino è questo, certo, ne devo rispondere in consiglio però comunale. Però forse anche lì, se sul piano dei lavori pubblici triennali avessimo fatto un discorso diverso, magari non sarebbe uscita, certo, a pillole, a pezzi, certo, e bomboni. Certo, questo è uscito a pillole e quindi ognuno poi ha interpretato. A modo suo. Hanno interpretato gli uffici, abbiamo interpretato noi giornalisti, ha interpretato la persone, le persone che chiedono, ma è vero. Che casomai sono interessate ad alcune cose, perché le potrebbero anche riguardare dal punto di vista personale. Certo. Quindi, secondo me, primo soccorso è diventato pronto soccorso. Chissà quanti altri cambiamenti avremo. Domani in consiglio comunale. Noi intanto pubblicità e dopo torniamo con un altro tema. Buongiorno Siena, ancora in diretta, ancora con Susanna Guarino, e chiacchieravamo di un altro tema a microfoni spenti, perché oggi siamo, le nostre chiacchiere facciamo a microfoni spenti, anche perché siamo sempre in pubblicità e quindi parliamo molto di perché, più. Perché è un, vedi, merito tuo, perché no, la pubblicità ricerca i programmi più seguiti. Ma io perché quindi questa fascia qui, quando la gente va al lavoro, è quella significa più. Che il tuo programma è molto seguito, no, no, e quindi la pubblicità lo preferisci. Non credo che sia merito mio. Comunque, no, un altro tema che mi piaceva trattare è sempre a che fare con progetti in corso più o meno per aria, che ancora non trovano le gambe, che è quello della Galleria del Palio. Anche qui abbiamo un contributo dal TG di Sera TV di ieri sera, sentiamolo. Dal Consiglio Comunale arrivano novità per quanto riguarda eventi che interessano la città di Siena. In primis la conferma da parte del sindaco Luigi De Mossi che la Galleria del Palio è un progetto del quale un gruppo di lavoro ha consegnato all'ente di riferimento un dossier sulle linee guida dell'allestimento. L'idea è quella di creare una mostra esperienziale legata ad una serie di fattori come la religiosità, il rapporto tra le varie generazioni di contradaioli e con il cavallo. De Mossi ha annunciato che il prossimo passo sarà la presentazione, fissata per il 10 dicembre, a tutta
la commissione del concept della Galleria del Palio, in modo che verso la fine di gennaio 2020, se la soprintendenza rilascerà tutti i permessi, dato che la location selezionata è quella dei magazzini del sale, si possa avere un progetto in stato avanzato. Successivamente il sindaco è stato chiamato a discutere sulla possibilità di portare un evento stile Pitti a Siena. Il primo cittadino ha dichiarato che l'amministrazione ha contatti e si è incontrata con Raffaele Napoleone, vale a dire l'amministratore delegato di Pitti Immagine. Riguardo questo progetto non ci sono certezze, i rapporti rimangono abbastanza complicati e De Mossi ha garantito che non appena avrà la certezza calendarizzerà l'evento. Ecco qua, l'affare Pitti lo lascio da parte perché credo che sia una butade, una cosa che a lui piacerebbe tanto ma che in realtà non ha ancora gambe per camminare. Queste tutte le manifestazioni di moda sono portate dal sentimento di un creativo che crea la moda e crea anche dove rappresentarla. Quindi penso che sia una decisione che può essere presa in tempi brevi, cioè io mi faccio la mia collezione e la vedo lì, esatto, la vedo scendere da quelle scale vicino a quella fontana, e quindi lì il creativo sceglie anche poi dove rappresentarla. Si spera che in queste, che qualcuno ci veda anche noi, sogno ci sia anche una scala senese, però non è detto, potrebbero vederci tranquillamente le fonti di Fontebranda, sì, certo, per sfilare e volerla lì, se qualcuno volesse Siena, certo, altrimenti può volere Venezia, può volere, assolutamente, è difficile farci ecco affidamento. Sì, l'altra cosa invece è quella che dicevamo, Galleria del Palio. La Galleria del Palio, che è un progetto che è in ballo da parecchio tempo e risale la prima commissione anche alla precedente amministrazione, che si chiamava Museo del Palio. Si chiamava il prima Museo del Palio, caratteristiche diverse, esatto. Però di fatto anche lì una prima commissione c'era già stato un progetto di allestimento, un concept, come diciamo, era stato presentato in consiglio comunale, mi ricordo. Purtroppo si vuole ripartire sempre da zero. Come mai? E quindi ripartendo da zero si allungano i tempi in maniera enorme. Il Museo del Palio mi ricordo che fu molto osteggiato dalle contrade. Dalle contrade, secondo me senza capirlo in realtà. Forse per appunto un po' per punto di impegno, perché non era un museo che era alternativo, esatto, a quello delle contrade. Anzi, doveva essere, cioè, proprio doveva essere, che non toglieva niente ai musei, esatto, delle contrade. Ma com'è la Galleria del Palio? Cambiando nome è stato accettato meglio. Meglio. Allora, se lo vogliamo chiamare Angolo del Palio. Angolo del Palio, le curiosità. Potrebbe essere un'idea molto bella, perché Siena non esprime niente che possa spiegare il Palio in tutti i giorni in cui il Palio non c'è. Assolutamente, soprattutto a chi arriva. Cioè noi non possiamo pretendere che uno che arriva e che ne sa poco abbia la sensibilità e la capacità di andare in un museo di contrada, cercarlo, trovare l'apertura, trovare qualcuno, esatto, che glielo insegna. Ci vuole un primo impatto che deve essere per forza comunale. E che deve dare un'infarinatura di palio. Però sembra una cosa quasi impossibile, sì, da realizzare. Non tanto perché non ci provino le varie amministrazioni, ma perché poi a un certo punto si arriva a un intoppo che non capisco qual è. O allestirlo, ma tutte le volte si tira in ballo questa soprintendenza, che rischia di essere un po' l'alibi, no? Quando non sai che dire tiri fuori la soprintendenza. Allora, non si fanno lavori nella città, è la soprintendenza. Non si possono mettere le chiusure alla Torre del Maggio, è la soprintendenza. Allora, se la soprintendenza è un laccio di questo tipo, cioè, liberiamoci, facciamo qualcosa per liberarci, cioè, è lì che bisogna concentrare tutte le nostre proteste contro la soprintendenza. Non credo che sia questa la questione. Non credo che ci sia un modo di agire, di ottenere dalla soprintendenza. Quindi prendiamo la soprintendenza per il verso giusto. Esatto. E soprattutto facciamo qualcosa. Il Museo del Palio può essere quella cosa che ci permette di tenere quelle persone un'ora più. E tenerle un'ora più significa che se non ci stanno 3 ore soltanto, ma ci stanno 4, intacchiamo o la colazione o il pranzo o la cena. E soprattutto, e quindi potrebbero rimanere quella mezza giornata che già farebbe tanto la differenza per la città. E soprattutto è quello che ci permetterebbe di dare un primo impatto su
il palio, cosa è, come funziona e magari evitare che poi vengano fuori degli strafalcioni e che le persone non capiscano niente. Ricordiamoci della nostra identità. Che chi accompagna i turisti a Siena non sono più purtroppo le nostre bravissime guide con le quali ho fatto delle cose stupende in città, spiegano le cose, sanno tutti i particolari. Più delle volte sono accompagnatori autorizzati, ma che vengono da altre città e alle quali ho sentito dire delle cose terribili, cose che per un senese si accappona la pelle, che nemmeno un bambino di 5 anni direbbe in quel modo. Quindi diamole invece un luogo dove poter avere anche autonomamente la propria infarinatura. Assolutamente. E noi speriamo che prima o poi questo arrivi, saremo sempre dalla parte di chi vorrà farlo. Io personalmente l'ho detto in tutti i modi, quindi non mi rimangio la parola data. Grazie Susanna Guarino. Io auguro a voi buona giornata e a me buon lavoro. Buon lavoro. Perché il Corriere domani sarà in edicola con tante altre cose, sempre la solita raccomandazione a tutti. Noi ne parliamo tanto, però andate a leggervele anche le giornate. Anche perché noi passiamo sopra, voliamo come le api sui fiori. E non al bar, perché al bar si prende il caffè. E ne dico al giornale. Esatto. Buon lavoro, grazie a Susanna Guarino. Noi pubblicità e poi rientriamo. Buongiorno Siena, ancora in diretta, abbiamo cambiato ospite e io do il benvenuto con grande piacere a Antonio Balenzano, direttore Città dell'Olio. Buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuto. Grazie a voi. E insomma, olio è tema importantissimo e non solo per quello che significa per il territorio, che poi magari ne parliamo, ma anche perché la Città dell'Olio festeggiano un anniversario importante, 25 anni dalla fondazione e lo fanno con un grande evento che si terrà questo fine settimana al Santa Maria della Scala. E che possiamo chiamare, li avete chiamati un po' gli stati generali dell'olio, no? Cioè un momento di riflessione. Certo. Allora, il primo di dicembre, domenica, è l'assemblea e è quella riservata ai soci, è una roba vostra. Invece, venerdì e sabato sono due giornate in cui ci saranno un sacco di cose, da convegni, tavole rotonde, momenti tematici, ma anche cose più ludiche, più divertenti, aperte a tutti, degustazioni, laboratori, eccetera. Sì. Che succede? Facciamo un po' il punto di questi stati generali. Sì, allora dunque noi dopo 25 anni vogliamo festeggiare il nostro quarto di secolo. Lo facciamo ovviamente a Siena perché la sede è la nostra associazione. Perché ricordiamolo che le Città dell'Olio sono nate nel 94 in provincia di Campobasso. Sì, all'Arino. Ma in realtà la sede è a Monteriggioni. Quindi siamo a Siena, prima Siena, poi Monteriggioni. Quindi siamo proprio nel fulcro. E quindi non potevamo non festeggiarlo appunto a Siena e abbiamo pensato che al di là della celebrazione, quindi come dire, un ricordo, una marcorda di tutta la nostra attività dei 25 anni, dobbiamo pensare al futuro. Ecco perché abbiamo pensato agli stati generali, a creare un'agenda 2030, abbiamo pensato delle Città dell'Olio, sotto un aspetto che a noi è molto caro, perché le Città dell'Olio sono nate per promuovere l'olio extravergine di oliva in stretta relazione al territorio di origine. Perché noi siamo tutte amministrazioni pubbliche, sono 330 soci in tutta Italia, comuni, province, camere di commercio, parchi, che hanno una vocazione edificola molto importante e chiaramente lavoriamo sul territorio, sulla cultura, sul tema del paesaggio, sul turismo dell'olio, su tutte le tematiche che vanno al di là della produzione. La produzione è fondamentale, ma vorremmo in qualche modo non creare... Non è staccata, diciamo, dal suo contesto. Ecco, perché, nel senso, perché vorremmo arrivare, insomma, a far capire al consumatore che... Voglio dire, quando compro una bottiglia di olio e ha un prezzo, come dire, importante, perché per comprare una bottiglia di olio, certo, dietro c'è un valore che va al di là della qualità del prodotto, che comunque c'è, evidentemente, ma dietro c'è il lavoro degli olivicoltori, c'è un paesaggio che viene mantenuto, un'identità di un territorio che deve essere mantenuta. Tutto questo deve essere raccontato. Ecco, noi in 25 anni ci siamo impegnati a fare questo, per i prossimi 25 stiamo cercando, con questi due giorni che faremo appunto a Siena, di lavorare. Abbiamo 6 tavoli tematici, esperti da tutta Italia, i massimi esperti di settore, del settore ovviamente legato alla cultura del prodotto, si parlerà di turismo dell'olio, di paesaggio rurale olivicolo, di identità, di dieta mediterranea e quant'altro, e poi abbiamo una parte, diciamo così, collaterale, sempre lì a Santa Maria della Scala, dove potremo degustare tutti gli oli d'Italia. Non conto che 330 città permettono una varietà di conoscenza degli oli, è un oil bar gestito dall'Associazione Assaggiatori Regionali,
che presenteranno gli oli di tutta Italia, ma avremo laboratori di olio e cibo, corsi per bambini con dedicati e una mostra poi particolare, perché è la mostra sul paesaggio rurale italiano con 48 tavole realizzate dal Ministero delle Politiche Agricole e dall'Università di Firenze, che rappresenta i migliori paesaggi italiani esistenti, rurali, storici, che esistono in Italia. Ecco, infatti, perché voi in questo programma molto ricco io ho isolato un paio di cose interessanti. Una è proprio quella che riguarda il paesaggio rurale, cioè quello che i coltivatori, in questo caso dell'olio, ma che fanno anche le aziende vinicole, ad esempio, è anche proprio la conservazione del paesaggio, sia da un punto di vista di identità culturale, ma anche proprio di controllo della sicurezza del paesaggio, da un punto di vista di dissesto idrogeologico, di manutenzione delle nostre colline, certo. No? Cioè, e questo è uno dei temi che voi tirate fuori proprio in questo programma, perché si diceva appunto che il prezioso ruolo che è chiamato ad assolvere il settore olivicolo è proprio quello di arginare l'incuria e l'abbandono dei territori. Certo, questo è un tema drammatico, parlo in questo caso ritorno dall'Italia alla Toscana, nel senso che è stata l'unica regione che ha avuto una sensibilità sul tema dell'abbandono del patrimonio olivicolo regionale. Parliamo del 35% dell'olivicoltura regionale che è stato di abbandono. Accidenti. Ed è un dramma. Se da noi siamo bravi, figuriamoci negli altri posti. Quindi, nel senso, quindi noi siamo presi come esempio, ecco. Nel senso molto spesso a livello italiano. Quindi vuol dire c'è un dramma che è non solo dal punto di vista di produttivo, quindi meno 35% di produzione. È, come dicevo, un tema ambientale, perché questo vuol dire che questi oliveti sono rimboscati e comunque il territorio non tiene più, e quindi si dà origine a slavine, a situazioni quindi di incuria, oltre al fatto che è un problema anche di paesaggio e di estetica. Certo, cioè noi la bellezza. Siamo invidiati al mondo per il nostro paesaggio, che non è solo vinicolo, ma anche olivicolo. Assolutamente. Se noi cancelliamo con Photoshop da una foto, diciamo così, gli olivi, perdiamo la nostra identità. Quindi abbiamo un ruolo fondamentale ambientale, certamente anche produttivo, ma anche turistico. Noi facciamo un'iniziativa da 3 anni che è la camminata tra gli olivi, la giornata nazionale, sì, in 125 città, l'ultima domenica di ottobre, ecco. Dove andiamo a scoprire il paesaggio, nel senso attraverso un racconto degli olivicoltori, cioè per far, come dire, avvicinare i consumatori, per dire che dietro questo prodotto c'è tanto, c'è una cultura di 4.000 anni, che viene da lontano, ma tutto questo è un patrimonio che non possiamo perdere. E paradossalmente l'Italia, visto a livello internazionale come un punto di riferimento, come dire, questo dare per scontato che tutti questi valori ce li abbiamo già, non ci permette di valorizzarli al massimo. Noi stiamo facendo questo tentativo, devo dire ultimamente, negli ultimi anni, anche il mondo, diciamo, la filiera olivicola si sta avvicinando a questo concetto, cioè è importante la cultura. E infatti voi vi concentrate anche l'altro tema che avevo estrapolato un po' da questo programma, è proprio quello del turismo legato all'olio, perché il turismo enogastronomico è in crescita, questo in tutti i settori, e voi vi siete resi conto che in realtà è anche un turismo di alto livello, che ha maggiore capacità di spesa, che ha un livello di cultura medio-alto, cioè perché chiaramente le persone che scelgono le proprie destinazioni anche per andare a cercare un'azienda che produce olio, così hanno un approccio al territorio diverso. È proprio quel turismo che forse noi vorremmo, che ci serve per eliminare invece le carovane, certo. Mordi e fuggi, no? Come certo. le consideriamo. Ma soprattutto va a riscoprire molto spesso dei borghi, in realtà parlo a livello Italia, sconosciuti e messi anche fuori, un po' in disparte, perché l'olivicoltura di per sé era sempre una cultura un po' marginale, no? Nel senso andava a coprire zone dove non c'era possibilità di altro tipo. Però ci sono questi piccoli borghi meravigliosi e vanno riscoperti. Ma il turismo dell'olio è fondamentale ed è strategico, perché vuol dire mettere a sistema tutta una serie di interessi di tutta la filiera, perché non comporta solo il mondo del produttivo, paesaggistico, ovviamente ambientale, ma anche per esempio la ristorazione, certo. Cioè andare in un ristorante e avere, come dire, la possibilità di assaggiare qualche olio del territorio, ma che provenga dal territorio, è già quella un'esperienza importante, perché ormai il turismo gastronomico è fatto di esperienze, ma anche poter andare partecipare alla raccolta delle olive, ora è un po' problematico. Allora, infatti su questo una delle tematiche delle sessioni lavoreremo, perché proprio per
vorrei parlare dell'agenda 2030, sarà presente il sottosegretario al turismo, come sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, ci saranno anche il governo per pensare anche, quindi, a facilitare, no, questa tipo nuova forma di turismo, ma perché aiuta i territori, aiuta, come dire, a svilupparsi, ma soprattutto poi aiuta il turista consumatore a essere più consapevole. Più consapevole. E se è più consapevole, in tutti i suoi comportamenti. Allora a quel punto non troveremo più, come dire, se troviamo un supermercato un olio a 2-3 euro, come molto spesso accade purtroppo, un prodotto civetta, vuol dire, dobbiamo capire che se quello che, voglio dire, un olio vero, autentico, che si porta dietro tutto questo patrimonio, non può costare meno di 12-15 euro. Certo. E quindi un problema c'è, nel senso, quindi, però se non c'è un consumatore consapevole è difficile in qualche far passare questo messaggio. Fermiamoci un attimo, pubblicità, e torniamo. Buongiorno Siena, ancora in diretta per quest'ultimo slot di trasmissione, ancora con Antonio Valenzano, direttore delle Città dell'Olio, e insomma dicevamo anche fuori onda di questo ricco calendario di appuntamenti che si terrà questo fine settimana al Santa Maria della Scala. E com'è andata? Facevamo un po' il punto sull'olio, no? Patrimonio italiano riconosciuto nel mondo, ma ancora sottodimensionato rispetto alle sue potenzialità. Sì, nel senso, quest'anno la produzione rispetto all'anno precedente è aumentata del circa 70%, perché l'annata scorsa è stata drammatica. Era stata terribile. Drammatica, perché ovviamente la Puglia aveva quasi azzerato la sua produzione ed è la metà del bacino. Per, diciamo, colpa, sì, della xylella? No, nel senso, proprio un problema di senso climatico, nel senso della fioritura, c'è, okay, stato un problema a febbraio di ghiaccio. Quest'anno invece abbiamo ripreso la produzione, siamo a 330.000 tonnellate, un po' lontani dalle 450.000 che sono, insomma, la media, diciamo così. Però teniamo conto che noi ne consumiamo in consumo interno circa dai 500 ai 600 mila tonnellate, siamo grandi consumatori. Ne consumiamo più di quello che più produciamo. Più di quello che produciamo, quindi abbiamo, quindi, un patrimonio produttivo incredibile, no? Nel senso, purtroppo con queste distonie, no? Nel senso che assistiamo, diciamo, ma com'è possibile poi trovare olio a prezzi bassissimi? Facciamoci delle domande sì. E capiamo benissimo che non può essere, non può esistere, perché il prodotto, quello vero, nel senso, quello extravergine oliva, che proviene da territori di origine, nel senso, quindi, che ha un'origine ben certificata, non è tantissimo. Quindi bisogna, come dire, al consumatore spiegare, insomma, che deve andare conoscere il prodotto, quindi rendersi conto della qualità, ma al tempo stesso andare a cercarlo. Certo, e in questo vi sta dando una mano anche la magistratura con le tante inchieste. Fra l'altro la prima partì proprio da Siena, quella purtroppo, perché non dovrebbe essere così, sulle frodi alimentari, però di quelli che coloravano, no, l'olio con i non è solo, appunto, in Toscana, ma è in giro, nel senso, in Italia purtroppo questi fenomeni, essendo il primo paese esportatore, perché ha un'immagine mondiale importantissima, no, di valore, nel senso, e quindi è soggetto ovviamente a situazioni del genere, ma insomma i controlli ci sono, ora credo e spero, insomma, le cose in qualche modo miglioreranno. E bisogna, insomma, capire, investire in cultura, in conoscenza, e andare a capire quale storia c'è dietro la bottiglia. Dalle persone importanti non bisogna tornare invece indietro, bisogna parlare al consumatore. Il consumatore deve essere edotto, c'è tanta voglia, tanto desiderio da parte dei consumatori di conoscere, no? È chiaro che bisogna dare delle occasioni. Noi nei nostri programmi e attività, con le varie iniziative che facciamo durante l'anno, cerchiamo in qualche modo di stimolarlo dando delle emozioni, no? Nel senso, perché poi del resto oggi come oggi, essendo un alimento principe della dieta mediterranea, bisogna in qualche modo sia anche degustato anche con i prodotti, cioè con l'agro alimentare. La ristorazione per noi è strategica. E infatti ci saranno coinvolti anche i ristoratori in questi due giorni, che faranno delle menù speciali ispirati all'olio extravergine d'oliva, anche 20 negozi del centro che faranno delle vetrine, certo, a tema, e anche ci saranno questi appuntamenti al Santa Maria della Scala, dove si potranno proprio degustare in anteprima gli extravergini delle Città dell'Olio, con laboratori di degustazione, assaggi, anche laboratori dedicati ai bambini. C'è tutta una serie di iniziative fatte proprio per la sensibilizzazione. Sì, certo, non potevamo, in qualche modo noi stiamo promuovendo la cultura, qualche aspetto, diciamo così, dovevamo anche rappresentarlo, potevamo chiudere tutto sull'aspetto, diciamo così, convegnistico, sì, ma però avevamo un'occasione, un'opportunità, nel senso, non ci saranno grandi cose, ma nel senso, però, voglio dire, avere una selezione di oli italiani già lì per sé credo che sia una cosa bellissima, sì. Sono proprio da tutte le Città dell'Olio, quindi insomma
è anche un'occasione per scoprire gusti e sapori diversi. Che magari no, a cui non siamo troppo abituati. Eh no, perché il nostro patrimonio come Italia è la nostra biodiversità. Abbiamo 500 cultivar, anzi molte di più, e quindi è il nostro plus rispetto a livello mondiale, nel senso che questa varietà bisogna in qualche modo incuriosirci a scoprirla. E scoprirla. Per scoprirla, quindi, 29 e 30 novembre, Santa Maria della Scala, trovate tutto su cittadellolio.it, sì, giusto? Perfetto. Grazie, grazie Antonio Valenzano, direttore della Città dell'Olio, in bocca al lupo, buon lavoro per questi giorni. Grazie a tutti, vi aspettiamo in questi due giorni. E noi ci salutiamo, siamo in ritardo, anche stamani questa diventerà la mia formula di chiusura, ci salutiamo e noi ci vediamo domani mattina alle 8 e prima andiamo però a sentire Giovanni Ciappelli che ci fa il punto dalla Toscana. Grazie a tutti e ci vediamo domani. Buongiorno Giulia, buongiorno a chi ci segue. Analizziamo i principali fatti che riguardano la Toscana e il primo tema è un tema che ha raggiunto anche risalto nazionale. Si tratta dell'inchiesta sulla Fondazione Open, la fondazione che ha finanziato l'attività politica negli ultimi anni di Matteo Renzi. Un'inchiesta partita nelle scorse settimane, al centro il presidente, l'ex presidente Alberto Bianchi. Ieri però ci sono state delle altre perquisizioni da parte della Guardia di Finanza nei confronti di personaggi vicini alla fondazione, personaggi come per esempio il presidente di Firenze Fiera Bassilichi, come i due fratelli Aleotti a capo della multinazionale farmaceutica Menarini, che avrebbero appunto contribuito a finanziare la fondazione, personaggi che sono stati perquisiti ma non indagati. Al contrario, risulta infatti indagato di Marco Carrai, il presidente di Toscana Aeroporti, molto vicino in questi anni a Matteo Renzi, Renzi che ha replicato parlando di gogna mediatica. Vedremo quali saranno gli ulteriori sviluppi di questa indagine. A proposito di politica, in questo caso ci spostiamo sul campo delle regionali del prossimo anno. Scrive La Nazione che il centrosinistra ha trovato l'accordo sul candidato ed è Eugenio Giani. Dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. La Nazione anticipa questo tema, un accordo che soddisfa le varie correnti del PD, che porterà ha una sorta di mini scissione nella coalizione di centrosinistra, perché pare il nome di Giani non sia gradito per esempio agli esponenti di Articolo 1, quindi alla sinistra del Partito Democratico. La Nazione propone anche un focus sul campo opposto, quindi sul centrodestra. Il favorito come candidato per le regionali del prossimo anno potrebbe essere ancora Anton Francesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto. Ne sapremo di più sabato, quando al Tuscany Hall di Firenze ci sarà un evento con Matteo Salvini, e Salvini nel suo ultimo passaggio in Toscana a Firenze aveva annunciato che per quella data probabilmente sarà lanciato lo staff e il candidato che correrà per le regionali del prossimo anno. A proposito di sabato prossimo, è presente Salvini a Firenze, sono presenti a Firenze anche le cosiddette sardine, ci sarà un presidio in Piazza della Repubblica a partire dalle 18:30 e si annunciano numeri anche molto importanti, perché la Repubblica quest'oggi parla di addirittura 25.000 persone che dovrebbero partecipare a questo presidio. Chiudiamo con una vicenda di cronaca legata a Piazza Stazione a Firenze, teatro nelle ultime settimane di episodi di criminalità, soprattutto legati allo spaccio. Ieri un'inchiesta del Corriere della Sera proprio sulla situazione in quell'area, e c'è stato un botta e risposta ieri tra il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha chiesto ancora maggiore impegno alle forze dell'ordine, e il prefetto di Firenze Laura Lega, che sostanzialmente ha ribattuto chiedendo al primo cittadino misure sociali e regole per la sicurezza, titolano così oggi i quotidiani. Intanto ieri sono anche scattati dei maxi controlli in quella zona, una situazione che però rimane abbastanza complessa. Con questo è tutto, buona giornata.